A pochi giorni dall'inizio delle scuole, Reggio Emilia venerdì 10 e sabato 11 ospita un importante convegno nazionale. Sarà presente qui con noi il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi insieme all'assessore regionale. Si confronteranno con la nostra città, con il nostro sindaco, si confronteranno con tre esperti di fama nazionale sui temi della scuola. Prevediamo in questo giorno e mezzo di portare un contributo importante in termini di riflessioni sul sistema scolastico non solo reggiano ma anche del nostro paese. Abbiamo più di 16 esperti che si confronteranno con noi, con la comunità scolastica, con gli insegnanti, con i dirigenti scolastici, con gli educatori. Abbiamo bisogno di ripartire con una scuola in presenza, con una scuola sicura certamente, ma di continuare a pensare ad una scuola per il futuro dei nostri ragazzi e dei nostri studenti, una scuola che continua a ricercare, che continua a progettare, e presenteremo naturalmente il modello della scuola diffusa che quest'anno arriva alla sua seconda edizione e che mette a disposizione dei nostri studenti luoghi, spazi pubblici e privati, non solo per il distanziamento, ma anche perché crediamo che questi luoghi possano dare un contributo al percorso di apprendimento. Quindi siamo molto orgogliosi che ancora una volta Reggio Emilia possa dare un contributo non solo ai nostri cittadini, ma anche al nostro paese per quanto riguarda la qualità del sistema educativo. Abbiamo bisogno, crediamo che l'Italia abbia bisogno di ripartire da un investimento sulla scuola, che è certamente un investimento di risorse pubbliche, ma anche un investimento di pensiero nuovo. Reggio Emilia durante il lockdown non si è mai fermata, ha continuato a sperimentare e innovare per guardare anche con speranza e fiducia al futuro delle nostre scuole.